Benvenuti, io sono davvero felice di accogliere il professor Licandro stasera, di accogliere un raffinatissimo studioso, ma mi permetto di dire anche un amico col quale anni fa abbiamo cominciato un percorso che speriamo possa arrivare a compimento, che però non riguarda la presentazione di stasera, che invece ci porta un po' al cuore della nostra civiltà, ad un momento fondamentale di demarcazione della storia, che oserei dire italiana, della storia romana, col quale tutti noi ci siamo identificati, con quale tutti noi abbiamo a che fare, col personaggio di Cesare. Cesare deve morire, l'enigma delle Idi di marzo. Un libro edito, un saggio da Bastaldi, Baldini e Castoldi, e un libro che si articola in due parti, a parte il prologo bellissimo, perché è un prologo che ci porta a Sant'Elena, che ci porta a Napoleone e che ci fa vedere questo parallelismo fra Napoleone e Cesare. Un libro che, l'ho appena detto all'autore, mi ha colpito per la capacità che il professor Licandro ha avuto di fare un'analisi tecnica, giuridica, storica, e un'esamina delle fonti attentissima, al contempo di renderla così avvincente che vi assicuro non si riesce a staccarsi, perché a parte che hai avuto anche questa... non so se l'hai fatto avvertitamente, ma ci sono la maggior parte dei capitoli, a parte quello sulla disamina delle dittature, che è un po' più lungo, ma in genere sono fra 10 e 15 pagine, quindi il capitolo finisce molto velocemente e ti trovi immediatamente nel successivo con questa sequenza narrativa davvero molto incalzante e che ti fa sentire a casa in termini giuridici non semplicissimi, sui quali adesso voglio tornare subito con l'autore, ma che davvero permette di rendere avvincente una materia tutt'altro che semplice. E partiamo subito dall'inizio. Allora diciamo, il libro si articola in due parti, vi è la prima parte che potremmo definire i fasti di Privernum e la dittatura perpetua, in cui adesso chiederò subito all'autore cos'è questa famosissima iscrizione di Privernum, che peraltro l'autore dice in maniera quasi insolita, è stata anche ignorata da molti tuoi colleghi e studiosi che anche in opere recenti lo mettono in appendice e non ne capiscono fino in fondo la valenza. E poi invece la seconda parte, che è il tempo della congiura. E quindi diciamo, da un'analisi, da una disamina delle fonti, da una disamina delle cariche, da una disamina quella che dal 46, 45, poi nel 44 doveva essere la divisione del potere, l'autore nella prima parte cerca di capire perché questa iscrizione su marmo può cambiare completamente la nostra prospettiva. E poi passa ad analizzare perché in realtà si organizza questa congiura, perché Cesare deve morire, qual è stato il suo atto di trasformazione profonda o di tentativo di trasformazione profonda della compagine repubblicana, per cui è risultato inviso agli optimates, perché si ritiene che Cesare sia un pericolo per lo Stato. Allora, io ti chiederei, se vuoi, di cominciare a parlare e di raccontarci, per chi ancora non ha letto il libro, e vi consiglio di farlo perché davvero mi ripeto, ma anche la capacità narrativa, la scelta lessicale, lo stile dell'autore lo rende quasi un romanzo, anche se un romanzo non è. Perché questa iscrizione di Priverno è così importante e cambia le prospettive sull'analisi di quello che avvenne nel 44 avanti Cristo? Intanto buonasera. Prima di, insomma, di rispondere, io vorrei ringraziare dell'invito, cioè essere qui in una delle istituzioni
culturali più prestigiose a livello internazionale, insomma, è dietro l'invito di uno studioso come Christian Greco, amico, certamente l'amicizia ha un po' giocato in questo invito, ma ne sono lietissimo, è per me davvero fonte di grande piacere e soddisfazione. E poi presentare un libro in un museo significa anche, come dire, interpretare quella visione, quella linea che Christian molto con grande determinazione da anni va conducendo verso una modernizzazione, una visione nuova, appunto, dei musei, non luoghi chiusi, polverosi, ma luoghi di studio, di ricerca e direi di formazione, verso cui orientare sempre più rispetto a quanto si sia fatto, se si è mai fatto con forza nel passato, i nostri giovani, ostaggi di una tirannide a volte tecnologica che fa perdere di vista l'essenziale e spesso mortifica sapere e conoscenza. Allora, questo libro nasce, lo scrivo, lo dico in una premessa, casualmente in occasione di una mia doppia costrizione fisica, sia la pandemia sia un banalissimo incidente, mi ruppi una gamba, insomma, fui operato, quindi 3 mesi non solo in casa ma anche a letto, e quindi bulimia di letture e poi navigazione, smanettamenti mi hanno portato a incrociare del tutto casualmente, non ne avevo notizia, come ha ricordato Christian, non se n'era data grande rilevanza, probabilmente non si è percepita l'importanza. Ho incrociato la notizia di questa iscrizione, di questi fasti di Priverno, quindi le liste magistratuali che venivano redatte. E Priverno è un piccolo comune ancora oggi nella provincia di Roma. Beh, questa iscrizione fu rinvenuta intorno all'inizio di secolo, 2000-2001, durante scavi archeologici, una campagna di scavi archeologici presso la chiesa madre di età medievale del comune. E come si faceva, riuso di materiale antico, quella lastra era stata utilizzata come pavimentazione con la scritta rivolta verso il basso terra. E, beh, quando è stata ritrovata, è stata ricomposta, spezzata in 4 punti, e poi la vediamo, è conservata ancora oggi nel museo comunale di Priverno. Tutto si ferma lì, sino a quando qualche anno fa un articolo di Zevi dava la notizia di questa iscrizione, ma lui ammetteva con grande onestà di non comprendere fino in fondo il significato dal punto di vista politico-istituzionale della iscrizione, delle notizie. Questo è stato il primo fatto. Il secondo è, quindi siamo nell'autunno del 2020, qualche mese dopo avrebbe avuto inizio l'anno di celebrazione del bicentenario della morte di Napoleone, e già erano in corso una produzione napoleonica imponente, e tra queste anche la pubblicazione, una nuova edizione dei commentari di Napoleone alle guerre di Cesare. E un'edizione, una bella edizione, carina, curata con prefazione di Luciano Canfora, per i tipi della Salerno. Insomma, leggo sempre
nel fondo di letto, leggo questo, rileggo Napoleone e mi rendo conto che lui in quello scoglio in mezzo all'oceano aveva, pur senza aver letto i fasti di Priverno, aveva sostanzialmente compreso la sostanza politica e istituzionale della vicenda cesariana. Cioè Napoleone, portato qualche scorcio, Napoleone non credeva affatto alla rappresentazione che da 2000 anni si è tramandata di un Cesare che per sì, bulimico di potere, ma con un disegno preciso, cioè quello volto a introdurre surrettiziamente la monarchia a Roma, cioè restaurare dopo secoli la monarchia attraverso la dittatura perpetua o, come diciamo sempre, dittatura vitalizia. Noi conosciamo Cesare sin dalla scuola elementare, quindi è una cosa che ci appartiene, è nostra, insomma, e poi in tante cose conosciamo, cioè ritroviamo l'impronta di quest'uomo. Napoleone osservava che Cesare non avrebbe avuto nessuna ragione, nessun motivo di farsi re, di diventare re. Lui era l'uomo più potente, diciamo, dell'antichità, di quello che diciamo il mondo antico, bacino del Mediterraneo. Napoleone osserva che diciamo, i sovrani ellenistici sostanzialmente facevano anticamera dei magistrati romani, ancor più dinanzi rispetto a Cesare. E quindi questa versione, questa rappresentazione che ci viene dalle voci antiche, sostanzialmente era il frutto di una propaganda micidiale, giustificazionista dell'assassinio, dell'omicida, messa, costruita con grande sapienza, con particolare cura, dai congiurati. Ma le motivazioni erano altre. Allora, queste sono le due ragioni che mi hanno, o meglio, le scintille che mi hanno poi convinto a rivedere un po' tutte le fonti su Cesare, tutte, e a scrivere questo libro con un registro diverso. Ho provato a ridurre al massimo, magari ce ne saranno, gli ermetismi accademici per consentire a un pubblico più vasto, di colto, di lettori, appunto, di avere una visione e una ricostruzione diversa. E finisco con la tua domanda: perché è importante questa iscrizione che vedete qui con l'apografo? Perché questa iscrizione, come potete leggere, ci dice che riguarda intanto gli anni 45 e 44, quindi gli anni più cruciali. Ci dice certamente che Cesare era dictator perpetus, che a un certo punto rinunciò alla dittatura, aveva la quarta dittatura. Cesare era già dittatore da tempo e aveva dinanzi a sé almeno altri 8 anni di dittatura annuale. Rinuncia, abdica per assumere quella perpetua. Questo lo sappiamo, ce ne parlano le fonti di tradizione manoscritta, Appiano, Plutarco, Cassio Dione, lo stesso
Cicerone, insomma tutti, non è una novità. Dove sta la novità? La novità sta esattamente dopo, nei righi successivi, laddove indica come magister equitum lepido, magister equitum perpetus. E allora, chi conosce un po' gli assetti istituzionali, politici della Roma repubblicana, non può che fare un salto sulla sedia, perché magister equitum perpetus, quindi a vita, vitalizio anche lui, cosa significava? E soprattutto perché gli altri non ne hanno mai parlato? Perché Plutarco, Cassio Dione, Cicerone hanno omesso questo dato istituzionale fondamentale? Comunque sia, lo schema, la tesi di un Cesare che tenta di introdurre la monarchia a Roma attraverso il calco della dittatura romana, cioè dictator e magister equitum. Chi era il magister equitum? Il comandante della cavalleria che il dictator nominava e che si trovava in posizione di comando subalterno. Allora, questa la tesi di Cesare, del disegno cesariano di introdurre, di portare a Roma una monarchia di stampo ellenistico, non regge più. Il calco della dittatura romana non regge più. Cosa sarebbe stato Lepido, un viceré a vita? E poi bisogna anche ricordare che la dittatura romana non aveva quell'aura sinistra che noi oggi attribuiamo alla dittatura. Era una magistratura repubblicana, costituzionalmente legittima, cioè rientrava esattamente nella legalità costituzionale repubblicana. Quando si ricorreva a un dittator? A un dittatore si ricorreva sostanzialmente per dinanzi a due frangenti: o un pericolo esterno, quindi una minaccia esterna, guerra, Roma minacciata da nemici, oppure un pericolo interno, sedizione interna. E quindi era una magistratura di scopo, intanto, emergenziale. Ti incalzo subito allora, certo, con una domanda. Certo. Perché faccio l'avvocato del diavolo allora rispetto a Cesare. Allora, se l'accusa che la storiografia notoriamente ha fatto a Cesare, che è quella di affectatio regni, ovvero di aver ambito a instaurare un regime monarchico e quindi a esautorare dall'interno l'ossatura repubblicana, tu giustamente dici no, c'è uno scopo ben definito della dittatura, che peraltro tu riassumi, leggo velocemente da quanto scrivi tu: reiger unde causa, sedizione sedende causa, clave figende causa, comitia bendorum causa, che peraltro fu la prima dittatura di Cesare per indire appunto l'elezione dei comizi, senatus legendi causa, latinarum feriarum o feriarum constituendarum causa, rei publice costituende. Però l'hai detto tu stesso, Cesare aveva altri 8 anni, perché aveva bisogno della dittatura perpetua? E faccio di nuovo l'avvocato del diavolo, perché so benissimo quello che tu scrivi. È vero che tu dici, se lui avesse avuto, è vero che lui poteva portare avanti la dittatura per altri 8 anni, quello che aveva in mente era ovviamente le sue spedizioni in Oriente, doveva andare in Oriente a combattere, e se avesse accettato di portare avanti la quarta dittatura che aveva già aveva travalicato i limiti della magistratura così come noi la conosciamo in secoli prima, perché non aveva più durata semestrale, aveva durata annuale, che si poteva reiterare per 10 anni. E tu dici, beh, però la dittatura, magari anche su questo ti chiedo di specificare un attimo, ha la dictio, la nomina del dittatore aveva delle regole precise, doveva venire
in silenzio, di notte, nell'agro-romano, e quindi se Cesare, partendo per le sue spedizioni in Oriente, pensando che le guerre in Oriente potessero durare degli anni, fosse stato vincolato a queste regole, avrebbe avuto delle difficoltà, perché avrebbe voluto dire che lui ogni anno sarebbe dovuto tornare a Roma per avere... Ma in questo caso, cioè questo basta a specificare lo scopo della dittatura perpetua, dire che la sua dittatura reiterabile per 10 anni non era abbastanza? Sì, credo di sì. Innanzitutto noi dobbiamo evitare di schiacciare, di leggere ovviamente la storia di Roma come la storia antica di qualunque esperienza, di qualunque latitudine, in maniera schiacciata. Ecco. La dittatura quando nasce nel V secolo o VI secolo, avanti Cristo, è una magistratura emergenziale di una piccola città, ancora, che già si annuncia come l'astro emergente nel Lazio antico, ma aveva delle caratteristiche precise, dei confini molto, molto contenuti, e con una durata semestrale, proprio per evitare un ritorno al passato, cioè alla monarchia. Ma la dittatura, proprio per i suoi caratteri e cronologicamente, non ha niente a che vedere con la monarchia. La monarchia durava 6 mesi e si nominava un dittatore su decisione del Senato, che incaricava uno dei due consoli di operare la nomina attraverso il rispetto rigorosissimo di un rituale. Nell'antica Roma, ma non solo, immagino anche nell'esperienza statale che è oggetto dei tuoi interessi, il rituale e la commistione tra politica e sfera divina, religiosa, era molto forte. Di Dio, per cui più di così. I romani non si azzardarono mai. Cioè, con Cesare nasce l'idea della divinizzazione, ma è una divinizzazione, cioè è una divinità, diciamo, sui generis. Infatti viene da Cesare in poi, gli imperatori vengono chiamati, si usa l'appellativo di divus, ma da morto, e comunque non deus, ma divus, una divinità di grado diverso. Non c'entrava niente, chiudiamo la parentesi. Allora, la dittatura però, poi passano molti secoli, quando la dittatura cambia? La dittatura cambia, e non è un caso, nel corso delle guerre puniche. E quello è un momento in cui poi Roma cambia definitivamente volto, diventa la capitale di una sostanza imperiale, quindi la capitale di un impero, non tanto più una città-stato. E i confini di Roma sono molto più estesi. Tuttavia, il rituale, i confini non coincidevano più con l'agro romano, col territorio romano, e tuttavia il rituale non veniva cambiato, non fu cambiato, fu sempre rispettato, e le fonti sono ricche di attestazioni di conflitti in proposito. Ne ho richiamato qualcuno, soltanto qualcuno per non appesantire la lettura, ma un dittatore poteva essere nominato solo, come ha ricordato Christian, soltanto in agro-romano, di notte e in un particolarissimo momento della notte, quando c'era il silenzio assoluto. I giuristi romani di età tardo-repubblicana non sapevano, cioè si interrogavano, non capivano più il significato di quel rituale. Cosa servisse, o meglio, quando si dovesse individuare questo momento, che era
un momento di silenzio perfetto, assoluto, prima che cantasse il gallo, il che ci richiama un'altra vicenda altrettanto nota e importante. Evidentemente era una concezione antica abbastanza diffusa. Un momento di silenzio assoluto in cui nessun rumore poteva turbare l'incontro tra la volontà dell'uomo, la parola, la dictio e la legittimazione sacrale della divina. Lì, ecco, in quel momento di silenzio si realizzava tutta la forza performante della parola e del rito. E quindi il dittatore, colui che doveva risolvere il problema di vita o di morte della Respubblica, di quella che allora era una giovane democrazia militare, poi era diventata la capitale di un grande impero, era un uomo fondamentale, gradito alle divinità e che avrebbe risolto il problema. Quindi il rito restava quello, la dittatura era cambiata. Durante le guerre puniche, per le vicende militari, a volte la morte dei consoli, di entrambi i consoli, altre volte la lontananza di uno dei consoli dall'agro romano, aveva spinto ovviamente a delle innovazioni, altrimenti si sarebbe bloccato tutto. E quindi vediamo comparire il popolo. Il dittatore viene, in momenti di conflitto, di stasi, veniva designato dal popolo. E in questa epigrafe c'è un altro dato interessantissimo. Cesare era dictator perpetus designatus. Scusatemi, sono cose tecniche, però la designatio è un termine che richiama l'intervento popolare, la pronuncia popolare, e designati erano i magistrati che erano stati eletti ma non erano ancora entrati, non erano in pienezza di funzione, non erano ancora entrati in carica. Le elezioni a Roma si svolgevano parecchi mesi prima della scadenza della carica per evitare i vuoti di potere. Quindi l'iscrizione, i fasti di Priverno che ci dicono che Cesare era dictator perpetus designatus, significa non che Cesare fosse stato eletto, perché un dittatore non veniva eletto, ma Cesare senza dubbio aveva richiesto un intervento popolare. E a mio giudizio l'unica ipotesi è che Cesare appunto si sia fatto approvare, votare dal popolo una deroga alla durata temporale, cioè non una dittatura annuale come la quarta, che aveva già iniziato a esercitare e rispetto alla quale aveva abdicato, ma una dittatura perpetua, nel senso senza una scadenza prefissata, cioè una dittatura di scopo, perché lo scopo era quello di condurre la più gigantesca missione militare mai organizzata a Roma, e che non riguardava soltanto il conflitto, il regolamento di conti con l'impero partico dopo la disastrosa sconfitta di Carre 10 anni prima di Crasso, quindi disfatta vergognosa sotto il profilo, come dire, delle perdite umane, ma anche della vergogna, dell'ignominia, perché furono presi prigionieri migliaia di soldati romani, furono prese le insegne, che erano, insomma, perdere, lasciare al nemico le insegne era un'onta quasi incancellabile. Ecco, Cesare poi aveva immaginato di realizzare un disegno molto più vasto, di cui ci parlano sia Plutarco sia Nicola di Damasco. Lui contava di risalire poi per il Mar Nero, di mettere ordine nella Scizia, l'attuale Ucraina, per le tribù riottose
che abitavano, passare dalla Germania, spegnere focolai di ribellione, continuare verso la sua Gallia, da qui ridiscendere in Italia. Nicola di Damasco dice che se Cesare avesse realizzato questo disegno avrebbe oscurato appunto persino la fama di Alessandro, del grande Alessandro. Non a caso non dobbiamo dimenticare che il primo a mettere piede in Britannia fu proprio Cesare. Quindi la Britannia, confine estremo occidentale, è la parte con magari l'India sino alla valle dell'Indo, così come fece Alessandro, come confine estremo, confine orientale. Ecco, questo era il disegno di Cesare, e lui contava di star fuori. Qua le fonti, come dire, hanno delle varianti, da 3 a 5 anni. Beh, come ricordava Christian, poiché Cesare non era affatto, non era intriso di cultura ellenistica, il Cesare epicureo, adesso siamo, diciamo che si è sufficientemente convergenti, d'accordo nell'escludere che fosse tale. Cesare era romano, un romano, anzi diciamo vecchio stampo, che non amava non amava il lusso, viveva con la truppa, consumava con loro il rancio, insomma amatissimo dai soldati, amatissimo dal popolo, e per questo appunto invece non troppo tollerato dalle fazioni più conservatrici degli optimates del Senato. Cesare si fa dare questa dittatura che perpetua, ritengo, non significhi a vita. È questo l'equivoco di fondo. E che non capirono nemmeno i greci. I greci traducono così. Diabiu. Esatto. Ma non, ma come è noto, soprattutto sul lessico giuridico, è difficile la corrispondenza esatta. Basta prendere le res geste di Livio Augusti. Tra la versione latina e quella greca ci sono differenze abissali che attengono anche alla sostanza della comunicazione, ma anche alla traduzione. Allora, perpetus, in latino può significare anche a vita, ma nel lessico giuridico significa senza dubbio anche senza una scadenza prefissata. E se questo è, e allora la ragione sta lì, in ciò che ho indicato, e cioè Cesare, che non voleva assolutamente sollevare obiezioni e opposizioni sul piano sacrale, e che aveva ricevuto precedentemente per una dittatura molto più banale, cioè quella comitiorum abendorum causa, cioè il dittatore nominato sempre per uno scopo, ma politicamente quasi insignificante, cioè per convocare e presiedere i comizi elettorali. E lì gli augures, alcuni si alzarono in piedi, fecero un inferno dicendo che ancora non era rientrata a Roma, che non si poteva violare così. Quindi di fronte a una deroga importante, molto rilevante, come quella che chiedeva, cioè non ritornare a Roma per 3 anni o 5 anni per deporre la magistratura e farsela riassegnare, la cosa ha una sua spiegazione, e spiega anche perché lui chiese l'intervento popolare, il designatus
credo Aldi, non c'è sul designatus come appunto segno dell'intervento popolare, non può gravare alcun dubbio di sorta. Quindi una forte legittimazione sulla base di un principio antico scolpito già nelle 12 tavole a metà del V secolo a.C. Ciò che il popolo stabilisce, ordina, fissa per ultimo e legge. Senti, allora, lui, dictator perpetuus, Lepido, magister equitum perpetuus, che peraltro questa è la novità importante che emerge dalla iscrizione di Priverno. Ma è possibile che ci sia un magister equitum perpetuus assieme a degli altri magistri equitum invece che sono annuali? Ci dice questo l'iscrizione di Priverno? C'è una lacuna qui, alcuni studiosi hanno pensato a questo, a un assetto del genere, e cioè una sorta di collegio di magistri equitum che in realtà non ha nessun precedente. Io provo a invece integrare diversamente la lacuna, ovviamente sulla scorta di altre fonti, per proporre un quadro, un assetto istituzionale più coerente, più compatibile con gli schemi. Allora, prima cosa, Cesare ricorreva molto spesso alla figura del prefectus urbi, che è una figura antica, e lui si avvale del prefetto soprattutto nei periodi in cui è assente, lui è fuori. Ecco, una cosa, noi immaginiamo che Cesare fosse sempre presente a Roma. Cesare stava pochissimo a Roma, sempre impegnato in guerre, in spedizioni, guerre civili contro Pompeo, ma fu tanti anni proconsole in Gallia. Cioè, la permanenza di Cesare a Roma è davvero ristretta a intervalli, lassi temporali molto contenuti. Del resto lui stesso non amava stare a Roma, cercava di evitare, non frequentava i salotti politici. Lui era, diciamo, ideologicamente era il romano che intendeva la gloria di Roma nella sua proiezione militare, nella conquista. E forse questo era fu il suo grande limite. Peraltro poi Cesare aveva varato e fatto varare un pacchetto di riforme che colpivano interessi economici di latifondisti, insomma di possidenti, proprio per la sua vicinanza alle stanze popolari cercò di alleviare le condizioni economiche dei ceti meno abbienti e peraltro quindi dei militari stessi. Tutto questo dette fastidio anche una visione che lui, nuova, assolutamente nuova, che riguardava la cittadinanza romana. Roma non era più la città-stato, e anche ideologicamente la civitas romana, la cittadinanza come privilegio di un nucleo ristretto di uomini, non funzionava più. Lui pensava, aveva compreso che bisognasse allargare la base sociale del potere politico, e quindi proponeva la concessione della cittadinanza a chi non lo era, ma a larghi strati. E anche questo fu, diciamo, un terreno di scontro politico molto, molto forte. Insomma, Cesare i nemici
si rifece. Lui quindi stava fuori. Fra i nemici, amici, Antonio, che ruolo aveva? Eccolo qua, Antonio. Ma e cosa ci dice su Cicerone? Questo, questa è un'altra partita, perché io da tempo studio, ho scritto molto sulla genesi del Principato e ho studiato molto Cicerone. E Antonio, Cicerone normalmente viene presentato come un avversario di Cesare, no? Addirittura in biografie autorevoli, importanti, mi imbarazza farne direttamente cenno. Cicerone viene considerato il mandante morale, addirittura ci sono anche altre monografie note in cui si dice che Cicerone quella mattina del 15 marzo lui fosse lì presente sul luogo dell'attentato. Una sciocchezza storiografica gigantesca. Cicerone, sapete tutti chi era, uno statista, era stato console, quindi senatore autorevolissimo, oratore, scrive, siamo quindi nel 44, 45, 44, scrive, aveva già scritto importanti trattati, De Repubblica, il De Legibus, quindi aveva chiara la crisi della Repubblica, la necessità della formazione di una nuova classe dirigente. Bene, Cicerone vide in Cesare l'ultima chance per la Repubblica. Qua devo sempre aprire parentesi, non traduciamo, evitiamo una volta per tutti di tradurre Repubblica con Repubblica, non c'entra niente. Proprio non c'entra niente, Repubblica non è l'indicazione di un regime repubblicano come oggi lo intendiamo noi, ma è un'espressione cui noi forse possiamo avvicinare il concetto di Stato, comunque un'organizzazione politica che si contrapponeva al Regnum, ma non è la Repubblica. Cicerone vede in Cesare l'ultima possibilità per uscire dalla crisi, dal tunnel, dalle paludi della crisi, ed era stato molto, molto lucido anni prima, al momento dello scoppio del conflitto con Pompeo. Cicerone, pur uno degli esponenti di punta della fazione conservatrice, in Senato non si schierò né a favore di uno né a favore dell'altro, perché lo motiva l'epistolario di Cicerone, è straordinario, è un giacimento di notizie, lo motiva, dice, erano le due risorse fondamentali della Repubblica, i più grandi generali che Roma avesse mai avuto, e in effetti così era. Ed erano poi anche, si erano anche legati familiarmente, perché Cesare era il suocero, diede la propria figlia a Pompeo. Insomma, Cicerone vedeva Cesare come una risorsa e quando resta solo, cioè ha sconfitto Pompeo, Cicerone nel 46 pronuncia una delle orazioni tra quelle cesariane più importanti, la Pro Marcello, in cui gli dà un programma e dice, tu non pensare ad altro, preserva la tua vita perché servi alla Repubblica e devi fare questo, A, B, C, gli dà proprio le riforme da condurre. Nel dicembre del 45, quindi qualche mese prima dell'attentato, Cesare è ospite nella villa di Cicerone. Lui descrive quella giornata straordinaria ad Attico, l'amico Attico, anzi dicendo poi, insomma, speriamo che non torni di nuovo una seconda volta, perché qua è venuto con 1000 uomini, si sono accampati qua fuori, cioè c'è da impazzire. E
e gli racconta che hanno lavorato e hanno discusso fittamente. Ma di cosa discutevano? Se non di politica, poi magari anche di altro, ma certamente di politica. Come si fa ancora a sostenere che fosse il mandante morale? Cicerone viene tenuto fuori dai congiurati, ci sono le fonti che lo dicono, non ne sapeva niente. Cicerone era contrario che Cesare partisse per quella missione. Perché Cesare andava verso i 57 anni, quindi non andava esattamente in vacanza, e poi non stava bene. Cicerone scrive in un'altra lettera ad Attico che secondo lui Cesare non sarebbe tornato vivo e che le idi di marzo sono state una cosa brutta. E in una delle filippiche, veramente sono piene le filippiche, lui lancia un'accusa ad Antonio, esplicita, frontale, un attacco micidiale, dice: tu illum occidisti Lupercalibus. Poi, se vuoi, è una cosa certo importante. Quindi lui attribuisce ad Antonio, a quello che è nella propaganda e sino ad oggi, da Plutarco passando per Shakespeare, viene considerato il cesariano per eccellenza. Lui lancia un atto d'accusa veramente formidabile, perché Cicerone sapeva bene come stavano le cose. Antonio da anni non era più in buoni rapporti con Cesare. Cesare detestava i comportamenti di Antonio. Le donne, gozzoviglie, soprattutto l'alcol, costumi molli. Non lo tollerava, e poi Antonio era anche spregiudicato, aveva tentato delle operazioni di speculazione avvalendosi della propria posizione di magistrato, di potere, insomma un piccolo caso di conflitto di interessi, e questo Cesare non lo tollerò e lo andò via via allontanandolo, chiamando sempre accanto a sé come magister equitum, prima annuale e poi abbiamo visto perpetus, chi? Lepido. E Cicerone in quell'occasione appunto disse, facendo riferimento a un fatto, a un evento che è uno degli eventi, Christian, più raccontati dell'antichità, questa vicenda della festa dei Lupercali. Che ce la devi raccontare tu, dedichi un capitolo interessantissimo, fra l'altro ne fai una eziologia, vai a vedere quali erano le radici profonde, tradizionali, di quando Roma doveva essere ancora fondata, di come era lo sviluppo anche fisico di Roma, insomma ci vuoi sintetizzare un attimo cos'erano i Lupercali e perché? Sì. Allora, così particolare in questo molto caso. Stringatamente, era una delle feste più antiche di Roma, appunto che risaliva a un'età in cui Roma probabilmente non era stata ancora fondata, alle credenze, alla religiosità di una comunità, appunto di una cultura agropastorale, quindi miti di fondazione, miti di purificazione, miti di fecondazione. I Luperci, Lupercus, da lupo e capro, quindi il grande fecondatore. Questi era quindi una festività, ci racconta Varrone, più importante, geniale antiquario romano, pompeiano, che Cesare, guarda un po', chiama poi, per nota clemenza,
lo chiama a realizzare progetto più culturalmente e politicamente più significativo, cioè la prima fondazione di una biblioteca pubblica, che Roma non conosceva le biblioteche pubbliche. Queste, l'idea di biblioteca viene attraverso le conquiste militari. I libri arrivano a Roma per formare questi depositi come preda bellica, ma Cesare Primo intuisce, guardando, il nesso tra cultura e potere e il libro, attraverso il libro. Comunque, Varrone ci dice cos'erano i Lupercalia, questo rito, questa festività che si svolgeva dal 13 al 15 febbraio a Roma e che vedeva queste sodalità religiose, quelle dei Luperci, compiere questo rito. Correvano nudi, cosparsi di olio, con delle fruste, insomma, di pelle di capra, e correvano attorno all'antico Pomerio cittadino, il primo confine, quello sacro della città. E in questo partecipavano a tutta Roma, venivano anche dalle città vicine. In questo clima parossistico, poi ecco, i Luperci, nella loro corsa forsennata, come vedete in questo dipinto, poi serravano dei colpi a cui si prestavano giovani romane, matrone, quelle che avevano problemi di fertilità, nella speranza di poter poi procreare, perché colpiti appunto da queste strisce di pelle. Allora, questo era un rito che risaliva, dicevo, a un'età precedente alla fondazione di Roma, comunque legati alla regalità, alla monarchia, alla saga dei gemelli di Romolo e Remolo, quindi dei fondatori della città e del fondatore della città, e quindi del primo sovrano. Cosa succede in questa festa? Il Senato intanto dispone, è il Senato che dispone che a Cesare vengano tributati onori particolari, quindi seduto sulla tribuna in alto, con la toga purpurea, quindi una posizione sopraelevata rispetto a tutti gli altri, in maniera tale da poterlo vedere tutti. Bene, cosa succede? A un certo punto, proprio momento clou della festa e del parossismo popolare, alcuni senatori, e tra questi alcuni congiurati, si avvicinano a Cesare e uno di questi tira fuori un diadema e glielo porge. Cos'era il diadema? Il diadema era il simbolo della regalità ellenistica. Cesare resta sorpreso e fa un segno garbato ma netto di rifiuto. C'è davvero rappresentazione, è il teatro del corpo qua, quello che viene raccontato. Quindi Cesare che rifiuta, il popolo applaude. Prima probabilmente una clac aveva organizzato, aveva applaudito, ma debolmente, l'offerta del diadema. Insistono nuovamente e gli offrono per la seconda volta il diadema. E Cesare reagisce con maggior fastidio. A un certo punto arriva di corsa Antonio, uno dei Luperci. Arriva lì, quindi ha assistito, ed era tutto ovviamente organizzato, arriva lì, di corsa raccoglie il diadema
e fa per metterglielo in testa a Cesare. A questo punto Cesare reagisce platealmente, lo prende e lo butta per terra. E qua scatta, secondo le descrizioni delle fonti, abbastanza univoche, scatta l'applauso, il grande applauso popolare. Questa è l'accusa di Cicerone, che però bisogna comprendere bene dicendo che quello era una trappola. Se Cesare avesse solo per un attimo ceduto, avrebbe, come dire, confermato lui stesso le voci che già da molto tempo si costruivano e si addensavano su di lui, e cioè il suo progetto di tendere alla monarchia. E qui io uso un'espressione che è moderna, uso l'espressione coniata qualche anno fa, quando si volle colpire ed eliminare un giornalista, un direttore di un noto importante quotidiano. Uso l'espressione macchina del fango. La macchina del fango. Si cominciò a dire che Cesare voleva farsi re. Beh, però se era dittatore e la dittatura era la monarchia travestita, si era già fatto re, che Cesare voleva trasferire la capitale dell'impero da Roma, quindi ad Alessandria o a Troia. Tant'è che aveva una relazione con una regina straniera, con Cleopatra. Insomma, che Cesare, secondo una profezia dei libri sibillini, doveva necessariamente farsi attribuire il titolo di re, perché soltanto un re avrebbe sconfitto i parti, e che era stata convocata un'apposita seduta del Senato per attribuire a Cesare il titolo di re. Un cumulo di menzogne, perché, a cominciare dall'ultima, perché l'adfectatio regni era il più grave crimine politico, ed è davvero solo imbarazzante pensare che un senatore anche di parte cesariana avesse potuto fare quella proposta autoincriminandosi sostanzialmente. Tutto questo non funzionava, mentre rientrava perfettamente nella logica, nelle dinamiche politiche della Roma repubblicana, in cui non c'erano i partiti, non c'erano ideologie, non c'erano programmi. Quindi quando bisognava colpire un avversario, far fuori un avversario, bisognava colpirlo nella persona, nelle tendenze, e quindi mettere in moto la macchina del fango. Cesare era accusato, a lui arrivavano le voci, le notizie, di comportarsi come tiranno. Anche qui c'è questo slittamento semantico molto interessante. Cesare, il dictator col tiranno greco, come sapete, non ci azzecca niente, sono due figure completamente diverse, anche se qui un frammento di vero c'è. I tiranni chi erano? Erano coloro che scavalcavano l'istanza aristocratica, oligarchica, e si rivolgevano direttamente al popolo. È un po' quasi un'autoconfessione dei congiurati. In effetti Cesare teneva scarsa considerazione in certi casi l'aristocrazia, perché aveva un legame, un consenso popolare molto, molto forte. Allora, tutto questo mi ha condotto praticamente alla conclusione che Cesare sia stato ucciso per un'altra ragione. Lui viene ucciso
viene ucciso 4 giorni prima della partenza per l'Oriente. Una missione che naturalmente non era cominciata a febbraio, l'organizzazione, dico, quando si fa una guerra nel passato come oggi, occorrono anni di organizzazione, di logistica, di approvvigionamento, di spostamento di truppe. Non si fa così nell'arco di 2 mesi una spedizione militare. E quindi tutti sapevano che Cesare aveva preparato questa, qual era il vero progetto di Cesare, tutti ne temevano l'esito. Se Cesare fosse ritornato vittorioso, vivo e vittorioso, Cicerone lo escludeva, per esempio, beh, non ci sarebbe stato nessun argine, secondo l'ideologia aristocratica, nessun argine alla sua potenza. Quindi bisognava ucciderlo. Lo uccidono 4 giorni prima della partenza, proprio quando lui, per allontanare da sé i sospetti di tendenze monarchiche o tirannicche, liquida la scorta armata che aveva. I tiranni usavano andare in giro per la città scortati, e siccome questo poteva essere, anche qui c'è la grande costruzione, la finezza nella costruzione della congiura, che non fu messa in atto subito, congegnata in poche settimane, perché Cicerone, sempre nelle Filippiche, in quella massa di accuse, ricorda che uno dei congiurati, Trebonio, che era un personaggio, un cesariano, ma un personaggio di rilievo, era già stato un alto magistrato, nell'estate del 45 informa Antonio che si sta progettando un attentato contro Cesare. Antonio non avverte Cesare. O meglio, non lo sappiamo, ma certamente è. Comunque Antonio già sapeva che delle nubi molto fosche si stavano addensando su Cesare. Perché fa quella sceneggiata? Non è un ragazzotto ai Lupercali, dico. È uno dei consoli in carica, Antonio, non un giovane alle prime armi. Come ha fatto a non capire quale effetto negativo e pericoloso avrebbe provocato quel suo gesto? Proprio il cesariano che offre il simbolo della regalità al capo, al leader carismatico. Come fa? Perché non rivela nulla? E come mai alla vigilia dell'attentato, nella discussione tra i congiurati, quando alcuni propongono che venga eliminato anche Antonio, Bruto dice no, Antonio non si tocca. Perché Trebonio, sempre quel Trebonio del 45, lo ferma all'ingresso della curia di Pompeo? E perché col corpo ancora caldo di Cesare, quando si scatena il furore, la furia, il lutto e la furia popolare, i congiurati capiscono di aver commesso forse un grave errore politico, che il popolo non stava dalla loro parte, e allora, presi dal terrore, si rifugiano sul Campidoglio, e Lepido, Magister Equidum, qui, li circonda, manda le truppe a evitare loro ogni via di fuga. Perché Antonio va a trattare con loro? Perché Antonio concede platealmente, come se fossero loro, i propri figli in ostaggio ai congiurati? E perché Antonio?
poi fa votare l'amnistia per i congiurati. E dico però, ma se Cesare fu ucciso iure Cesus, scrive Svetonio molto tempo dopo, fonte a mio giudizio da prendere sempre con le pinze, perché Pium, per quanto un intellettuale, bibliotecario insomma di Adriano, ma più preoccupato o attratto dal pettegolezzo che dalla sostanza vera, se Cesare era stato ucciso giustamente, legittimamente, perché aspirava alla monarchia, che bisogno c'era di far approvare un'amnistia? Cioè, i congiurati avevano giustamente tutelato la Repubblica. E vedete, a tutte queste domande non si risponde. E anche se c'è sempre stato un dibattito su Antonio, tra colpevolisti e no, tra innocentisti e chi invece derubrica un po' la responsabilità a superficialità, io non voglio fare il PM perché è un mestiere che non mi piace, naturalmente, ma sono un colpevolista. Secondo me Antonio non era organico alla congiura, ma aveva, diciamo, un'intelligenza con i capi, con quelli più autorevoli, che ne lo preservarono, e poi lui conquistò la scena politica. Vi ripeto, era ai margini con Cesare. La morte di Cesare lo porta ad acquisire una centralità politica e poi a garantire, come dire, la fuoriuscita, la salvezza ai congiurati, anche se poi la storia, come sapete, prende tutta un'altra piega. Ti faccio solo un'ultima domanda, anche se staremo tutti ore ad ascoltarti, ma vista l'ora, ti voglio chiedere solo una domanda su un personaggio che non abbiamo citato, che non hai citato a Priverno, che però poi nella storia diventerà fondamentale, che è Ottaviano. Che sì. non, secondo quanto ci dice Priverno, almeno non era prevista per lui nessuna spartizione di carica. No, esatto. Allora, Ottaviano, sì, lo lascio un po' in ombra perché conto di scrivere. È l'ora di ritornare a parlarci della fondazione del Principato. No. Ah, sì, grazie. Sì, magari. Sì. Ottaviano. Ottaviano non c'è nei fasti di Priverno, non c'è nei fasti capitolini, però la parte lì è lacunosa, quindi non sappiamo, ma io ritengo che non ci sia neppure nei fasti capitolini. Perché lo tiriamo in ballo? Perché le fonti invece di tradizione manoscritta dicono che lui sarebbe stato in uno degli anni successivi, questo triennio o quinquennio, magister equitum, perché Cesare tendeva a avvicendare nella carica di magister equitum più amici possibili. Era una forma per, come dire, di costruzione del consenso, comunque per tenere un po' tutti contenti e comunque alla sua portata. Nei fasti non c'è, ma non c'è perché Cesare viene ucciso. C'è Domizio Calvino. Viene ucciso e quindi quello che probabilmente era un'intenzione di Cesare, nella registrazione dei fasti non avrebbe avuto senso. Noi lo sappiamo perché probabilmente Alpiano, Plutarco e altri avevano avuto accesso a delle notizie, delle voci o anche degli atti che poi non si sono conservati di Cesare. Il programma delle magistrature di Cesare. Però sappiamo che molto probabilmente Ottaviano rientrava nei disegni di Cesare, perché Ottaviano si trovava già in Oriente.
e non soltanto a studiare ad Apollonia, non soltanto a studiare retorica, perché siamo perfettamente al corrente del fatto che lui conduceva operazioni di addestramento militare con squadroni di cavalleria. Quindi la notizia, l'indizio, per quanto però, va in quella direzione estremamente forte. Quando lui viene raggiunto dalla morte di Cesare, non ha esitazioni, nonostante tanti, a cominciare dalla madre, lo scongiurassero di non tornare a Roma. Eppure aveva accanto a sé anche personaggi di certo spessore, lui si precipita a Roma a 19 anni e da lì comincia una costruzione. E mi fermo dicendo solo questo. Si parla spesso di, e si usa questa espressione, marcia su Roma, a proposito di Ottaviano, ancora sotto l'influenza di un libro molto bello, ma che ormai mostra i segni del tempo, cioè The Roman Revolution di Ronald Syme, un libro scritto quando in Europa, l'Europa ormai era in mano ai fascismi e alla vigilia dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Quindi Syme, come ciascuno di noi, è uno storico del suo tempo, era impressionato da e costruisce un libro bellissimo, ma con questo parallelismo. Giolitti, Cicerone, Mussolini, Ottaviano. E quindi la marcia su Roma, la conquista del potere da parte di Ottaviano illegalmente, una ricostruzione che non supera assolutamente, lo posso dire, ho già scritto tra Sedert, non supera assolutamente il vaglio delle fonti. Ottaviano non fa nessuna marcia su Roma, basta leggere l'epistolario di Cicerone. Il giovane Cesare, lo chiama così, il puer, che aveva arruolato i veterani di Cesare con l'eredità, trova come suo immediato primo interlocutore Cicerone. Si rivolge a lui. E Cicerone scrive ad Attico: sai, io ho detto di venire a Roma con il suo esercito. E che questo ragazzo, che mi è molto devoto, sarà una risorsa per Roma, perché il pericolo, il vero mostro, si chiama Antonio. Grazie, ringrazio il professor Licandro per, avete visto come ci fa fare questo viaggio incredibile, vi consiglio davvero di leggere il libro perché, come l'avete sentito esporre, il libro è scritto con la stessa immediatezza, capacità espositiva che rende una materia estremamente complessa e una accurata esame delle fonti avvincente in uno dei periodi storici forse più interessanti che ci siano stati. Grazie ancora per essere qui. Grazie.